Onorevoli consigliere Ignazio, dopo consigliere Grande. Dunque, il problema si ripresenta così come si è già presentato sul primo ordine del giorno e quindi è già in pedasi, però a questo proposito devo leggere delle note perché la normativa di riferimento è abbastanza difficile da ricordare. Allora, rispetto al secondo capo all'ordine del giorno, no? La normativa di riferimento è il DPL 158 del 1999. Dalla legge evidente che va approvato prima il piano finanziario che prevede i contenuti e la forma prevista dall'articolo 8 della stessa legge e poi la tariffa con gli allegati, utilizzando la modalità della modifica prevista dall'allegato 1 della legge 1, che risultano solo quest'ultima allegata agli atti del Consiglio del tempo utile. Difatti, anche in questo caso, il capo di Bologna non è stato licenziato dalla Commissione Bilancio competente per mancanza del piano economico finanziario che risulta non essere stato allegato agli atti del Consiglio. Inoltre, la delibera cita testualmente: esaminato il piano economico finanziario per l'anno 2017, opportunamente integrato con dati specifici forniti da questo ente, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, approvato con determinazione numero 1/2017 del 18/1/2016, cioè qui c'è il piano refuso, dall'amministratore delegato di Casale Ambiente e successivamente modificato con la determina numero 13/2017 a seguito della popolazione del piano industriale triennale relativo piano di investimenti di Casale Ambiente. La stessa delibera ci dice che tale modifica è dovuta all'attività svolta dalla Commissione Bilancio sulla precedente proposta di deliberazione, rimandando al verbale del 22/02/2017 che non è allegato agli atti. Solo in data 27/03/2017 ci arriva una nota a mezzo PEC firmata dal Presidente del Consiglio all'integrazione degli atti del Consiglio che ci trasmetteva il nuovo piano industriale di Casale Ambiente, approvato in data 14 marzo 2017. C'è da rilevare che l'articolo 8 del regolamento di consiglio sulla TARI, al comma 1, impone che il piano finanziario sia redatto dal soggetto gestore che lo trasmette al comune 2 mesi prima del termine assegnato dalle leggi per l'approvazione delle tariffe. Casale Ambiente approva il suo piano industriale in data 14 marzo, che non ha né la forma né i contenuti del piano economico finanziario previsto dall'articolo 8 del DPL 158/99, omettendo di trasmettere 2 mesi prima il piano economico finanziario previsto dalla legge.
atti del Consiglio soltanto il giorno 20.